Destino di Paldea è un set veramente immenso, pieno di carte stupende da trovare, e altrettanto grande è il pool che sembrano avere i suoi pacchetti. Io ho aperto sia gli ETB che i blister, ma ora è arrivato il momento di testare anche il pull rate delle tin, che sono i nuovi prodotti appena usciti. In questo video voglio andare a scoprire se sono migliori le mini tin oppure le tin, quale delle due saranno più interessanti da aprire, quale avrà il pull rate maggiore. Prima però vi chiedo di mettere il mi piace adesso e di iscrivervi al canale per tantissimi contenuti Pokémon e non solo. Questa è la tin che ho scelto, ovviamente non potevo non prendere Charizard, e questo invece è un case intero da 10 mini tin. Di queste ne apriremo due, visto che contengono ciascuna due pacchetti, a differenza della tin che ne ha 4, così in modo da avere 4 pacchetti contro 4 pacchetti. Io partirei lo spacchettamento dalle mini tin, così ci teniamo Charizard per la fine, e sono molto curiosa di andare a vedere bene tutti gli artwork. All'interno ciascuna mini tin ha un fogliettino con l'immagine della tin stessa, che va a comporre una sorta di quadretto, questo qua qua sopra. Anche da tenere chiuso questo case di tin è veramente stupendo. Qua c'è Finizen, che mi piace tantissimo, c'è Dolive, i topini, Tinkatink. Ovviamente fatemi sapere anche nei commenti che cosa ne pensate di questi nuovi prodotti, se avete aperto qualche tin, che cosa avete trovato voi. Sapete che rispondo sempre a tutti. Abbiamo 10 tin ovviamente sigillate. Finché ci sono vi faccio vedere tutti gli artwork presenti. Abbiamo Dolive, molto carina perché ha l'oliva nera essendo shiny. Abbiamo Flamigo, Finizen, Mousehold e Tinkatink. Io direi di aprirmi sicuramente Finizen, che è la mia preferita, e anche un Dolive, dai, mi ispira. Esteticamente sono proprio belle secondo me tutte le mini tin di Paldea, perché ci sono i Pokémon sullo sfondo in contrapposizione con quelli in primo piano in versione shiny, e sempre con queste stellone dorate tipiche anche delle carte baby shiny e delle ultra shiny. Ok, forza, andiamo a esplorare il contenuto. Poi sono anche belle da riutilizzare per metterci dentro delle carte. Abbiamo subito la cartolina con l'immagine artwork della tin. Queste, come vi dicevo prima, vanno a comporre tutto il quadretto. La stessa immagine ce la troviamo anche in versione adesivo, quindi un bellissimo sticker. E poi quello che interessa ovviamente a noi sono i due pacchetti. Nel retro potete anche rimuovere questo adesivo qua e avrete il puzzle completo, molto carino. Allora, ci apriamo prima il pacchettino con Dondoso, speriamo porti fortuna. Come sapete ho completato tutto il set in giapponese, ma comunque non mi dispiacerebbe trovare delle bellissime carte, soprattutto Mew, anche in italiano. Allora, partiamo con un'energia erba, Chaimeko, Gastly, studenti di Paldea, Fido, Enzo, Mousehold, i topini, adoro tantissimo, Kissara, beh anche lei, oh, se trovassimo anche Kissara, oh ragazzi, pull, subito abbiamo una baby shiny tipo lotta, vediamo chi è. Luca, no, no, bellissimo, boh, così, Lucario, baby shiny. Tanta roba, questa ci piace e siamo già in vantaggio per ora, un bel punto per le mini tin. Vediamo dietro se c'è qualcos'altro, reversi Gastly e dietro olografica Nidhogg. Beh, così si fa ragazzi, primo pacchetto, primo pull, e andiamo così, abbiamo un bel po' di carica per i prossimi. Artwork di Pikachu, non mi deludere Pikachu, ti prego. Codicino, sempre per voi ragazzi, riscattatelo mi raccomando. E andiamo con l'energia elettro, Nemi, anche lei molto carina, la sua alternative art, Caramellina rara, Cottonee, Ultra Ball, Oin Cologne, Lantern, molto carino l'artwork, Ultra Ball Reverse. Io vedo brillare qualcosa, speriamo che non sia semplicemente la holo. Reverse, e dietro c'è qualcosina, era la holo. Quindi siamo a quota un pull, una baby shiny per una mini tin, quindi una baby shiny in due pacchetti. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi come stanno andando le vostre aperture delle tin. Passiamo alla mini tin con Dolive. A me piace veramente tanto esteticamente, perché trovo geniale il fatto che il Dolive shiny abbia l'oliva nera invece che verde, diciamo un po' qualcosa di diverso dal solito cambio colore del Pokémon, molto carino. Apriamo, andiamo anche in questo caso a vedere il quadrettino del puzzle e due pacchetti. Oh, anche stavolta Altor di Pikachu e di Dondoso. Facciamo così, stavolta iniziamo da Pikachu e vediamo se è più fortunato a sto giro. Codicino ragazzi per voi, poi magari una volta ci facciamo un video con i codici che ne avevo tenuti un po' da parte. Energia Lapras, il mio Pokémon preferito, quando c'è Lapras ci porta fortuna, quindi spero che ci sia qualcosa. Maskiff, Minor Ball, Lantern, Oin Cologne, Arma Rouge Reverse, dai, dacci qualcosa, dacci qualcosa. Reverse, e dietro c'è qualcosina qua ragazzi, abbiamo una X di Toadskull, Toadskull X, molto carina dai. Per ora almeno un pull a mini tin ce lo abbiamo. Secondo pacchettino, codice, energia, Varum,
Frigibax, Maskif, vedo brillare qua, spero non sia come prima la Olo che mi ha ingannata, Camerupt, Collina, Chiaro di Luna, Donphan, Wimscott, ragazzi, vediamo dietro, c'è qualcosa e andiamo così, c'è un art rare di... Buktio, va bene, comunque mi mancava, è molto carina, bella, mi piace. Quindi doppio pull in questa tin, ragazzi, vediamo dietro, olografica di Goldengo. Per ora un super inizio, ma sono curiosa di vedere la tin di Charizard che cosa ci riserva. Eccola qua, ragazzi, maestosa con un bellissimo Charizard Shining Terra Crystal in copertina. Ai lati invece troviamo Grandizan e Solgoferro, che sono i due protagonisti delle altre due tin di questa serie. Qui c'è una grande differenza con il set in giapponese che adesso vi vado a spiegare. Prima ci guardiamo ovviamente la carta promozionale. Si tratta di un Charizard Ultra Shiny, quindi come le Ultra Shiny che sono presenti all'interno del set. Molto molto bella, e la differenza che vi dicevo prima è che questa carta da noi in italiano è promozionale, mentre nel set giapponese di Shiny Treasure X è presente all'interno del set regolare, quindi fa parte di tutte le altre Ultra Shiny. Sicuramente un vantaggio aggiunto di queste tin rispetto alle mini tin è di avere appunto una bellissima carta promozionale, e troviamo anche quella di Grandizan e di Solgoferro. Vi lascio anche il codice della tin, poi ovviamente ci interessano molto i quattro pacchetti, tutti di Destino di Paldea. Abbiamo un Arturk Cerulege, un Arturk Pikachu, un altro Cerulege e un altro Pikachu. In più comunque, vabbè, sono comodissime le tin perché io ci metto sempre le carte che mi voglio portare in giro, carte da scambiare, altre cosettine. Primo pacchetto, incrociamo le dita e vediamo se sono più fortunate le tin rispetto alle mini tin. Codice, come sempre a voi, trick con l'energia e andiamo. Energia Psico, Natu, Tannemouse, molto carini, guardate che bello l'artwork, non c'era ancora uscita questa, molto molto bella, anche Wooper di Paldea carinissimo, Mankey, Oin Cologne, Garof, ecco lui è tipo una full art che possibilmente non vorrei trovare, cioè sarebbe meglio un'altra, Primeape, Sharkadè, qua dietro abbiamo una reverse di Haunter, molto molto bella, e dietro partiamo con una X di... Olè, Clotsire, molto carino ragazzi, e abbiamo un pull anche qua, artwork di Pikachu, comunque speriamo veramente di trovare qualcosa di potente stavolta nella tin, va bene anche una full art, ovviamente un alternative sarebbe meglio, ma vorrei proprio qualcosa di potente, ci manca in questo spacchettamento. Pikachu, Fanfi, Lapras, porta in fortuna Lapras, ti prego porta in fortuna, Gengar, artwork bellissimo anche se l'abbiamo già visto, comunque molto molto bello, macchinario tecnico, ovviamente il disco, Execute, dietro abbiamo una reverse e dietro ancora una holo. Penultimo pacchettino della tin, mi raccomando il like se ancora non l'avete messo. Ah, poi vi devo anche aggiornare tra l'altro riguardo a Bologna Nerd, perché questo weekend, il 17 e il 18 febbraio, ci sarà la fiera a Bologna, e vi ho già detto che io avrò la mia area riservata questa volta all'interno di Gamers Arena, vi aspetto per fare tantissimi spacchettamenti, scambi per giocare, divertirci. Allora, intanto vediamo qua dietro reverse di Nemi e dietro ancora, attenzione ragazzi, qui abbiamo un pull abbastanza grosso, direi proprio che abbiamo una full art, ovviamente è una trainer perché le full art in questo set sono solo trainer, tranne le ultra shiny che però sono al posto della reverse direi, e abbiamo studenti di Paldea, bellissimi, questi sono proprio proprio carini. Avevo trovato, se non sbaglio, l'altra versione in uno spacchettamento precedente, quindi sono molto contenta, questa mi manca, l'accentratura è un po', vabbè, non pensiamoci. Ultimo pacchetto ragazzi, per ora siamo a quota due pull anche per questa tin, vediamo se riusciamo a fare un pull aggiuntivo e se si porta in vantaggio. Energia Elettro, Scraggy, Flittle, Wooper di Paldea, Graveyard, Collina Chiaro di Luna, Donphan, Enzo di nuovo. Oh yes ragazzi, qui abbiamo una Baby Shiny tipo normale. Allora speriamo che sia Ditto o Snorlax, mi piacciono tantissimo.
Revavroom. Vabbè, vabbè, va bene anche Revavroom, ragazzi. Comunque una Baby Shiny è sempre un pull ben gradito, molto molto carina. Vediamo se c'è anche qualcos'altro per chiudere proprio così. Allora, dietro abbiamo una reverse e dietro ancora olografica. Come sempre facciamo un recap dei pull anche per rispondere alla domanda iniziale di questo video, ovvero quale delle teen pulla meglio, le mini teen o la teen normale. A parità di pacchetti, perché ne abbiamo aperti 4 e 4, abbiamo avuto, per quanto riguarda le mini teen, in totale 3 pull, quindi V-Trio Art Rare, Toad Screw X e Lucario Baby Shiny. Sempre su 4 pacchetti, ma della teen abbiamo trovato 3 pull: Revavroom Baby Shiny, Studenti di Paldea Full Art e Closer X. Però in aggiunta nella teen c'è anche la carta promozionale, in questo caso di Charizard. E aggiungo anche il prezzo di questi prodotti: le mini teen le troviamo a circa 12 euro, mentre le teen circa 25. Ma quindi qual è stato il pull migliore, le mini teen o le teen? Beh ragazzi, questo me lo fate sapere voi nei commenti, perché poi sono curioso di venire a fare due chiacchiere e a discuterne insieme. Molte altre mini teen e teen le aprirò in live qua su YouTube, quindi comunque avremo modo di vedere bene il pull rate e le carte che escono. Segnatevi Bologna Nerd sabato e domenica, ricordatevi che io ci sarò, mi trovate da Gamers Arena, avrò la mia area personale che si chiamerà il salotto di Alessia, quindi vi aspetto per giocare a Mario Kart, divertirci, spacchettare carte, scambiare, portate tutto quello che volete. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!